Ciao a tutti ragazzi, bentornati qua su Venice TV. Allora ragazzi, oggi proviamo Golf Grab Wasteland. Lo trovate su Nintendo Shop naturalmente a 9,99 euro. E allora vi leggo un secondo cosa c'è scritto su Nintendo Shop. I ricchi sono vo vo votati su Marte, ma ogni tanto tornano sulla Terra per una partita golf. In questa landa desolata ogni buca offre una piccola storia, un rompicapo da risolvere per ottenere il colpo perfetto. Gioca in mezzo a monumenti brutalisti, semidistrutti, centri commerciali in rovina e musei abbandonati, tra insegne al neon e graffiti di protesta. Vabbè, tre storie, tante buche. Vabbè, proviamo subito a vedere allora com'è. Sono molto curioso. Così vediamo un pochettino se ci ispira il gioco o meno. Vai. Allora. Vai. Questi giochi qua sono sempre giochi che secondo me sono da provare assolutamente. Demagog Studio. Fimud R. Attenzione. Un Told Tales. Tan tan tan. Ok, immagini lampeggianti. Ok, va bene. Quindi ragazzi, siete fotosensibili, non guardatelo. Oh sì, ok. Sì. Oh, te l'ho fatto. Vai. Ok. Vediamo quanto è alto l'audio. Spero di non tanto alto. Dopo la grande catastrofe ecologica, gli ultrarichi si sono trasferiti su Marte e Tesla, a Tesla City. Attenzione. Ora i cittadini di Marte volano in charter sulla Terra per giocare a golf tra le rovine della civiltà. C'è un... Pum, pum, Golf Club Wasteland. Wasteland, o Wasteland, più bello Wasteland. Ok, a posto. E perché non capisco perché mi continua a chiederla a fare. Si vede che si spengono i Joy-Con. E vai subito, vai, vai. Voglio vedere com'è. Benvenuti nel Wasteland. Sono corso verso l'area riservata, dove ho tratto l'astro taxi. Radio Nostalgia from Mars. Usa lo stick sinistro per prendere la mira, premi il pulsante A per colpire. Ah, ok. Kick back and reminisce. Take my hand, Quasi. explain Quasi, quasi. Che figo. Aspetta, piano, 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 piano. Sì! Hai sbloccato una nuova voce del diario. Radioattività, di solito arrivava in gru un gruppo. Oddio, la musica sembra pure bella. Spostare la visuale. Ah, ok, sì. Allora, io farei così. Troppo, 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 troppo. Però c'ero quasi, eh. Bella sta musica, comunque. Allora, no, aspetta, piano piano. Aspetta, piano però, non troppissimo. Troppo, troppo? Ah no, vorrei proprio rimasta ribloccata, cacchius. No, piano, pianissimo. Lol, va bene, ok, ho fatto una cagata enorme. Sì, ok, che curva, vabbè. Dai, adesso sono riuscito a farlo almeno. Periferia di Alphaville. Avevo preso l'abitudine di guardarli giocare da dietro la recinzione. Però volevo vedere un secondo che cos'era quella cosa del diario. Punteggio diario, eccolo qua. Quattro copie meno per sbloccare. Allora, non sento le gambe, sono troppo vecchio per questi viaggi. 54,6 milioni di chilometri per una partita di golf. Non ho nient'altro in comune con questi idioti di Tesla City. Tre coppie meno per sbloccare. Quattro coppie meno per sbloccare. Ok, vediamo. Vediamo cosa riusciamo a fare. Allora, aspettate. Quasi. Per poco, eh. Cioè, sto gioco, scusate, non è per dire, ma...
È proprio bello a livello di audio. No, troppo, troppo, no! Cazzarola, che sfiga. No, aspetta, pochissimo proprio. Ok, hai sbloccato una nuova voce del diario. Sogni confusi, indossavano tutte protettive, sembravano insetti giganti col jetpack. Piper Dream. Ah, ok, aspettate. Story mode, giochi in modalità storia. Modalità sfida, ciascuna buca ha assegnato un valore par. Dovrei aggiungere il par a un valore inferiore per procedere al livello successivo. Iron mode, la nuova volontà impeccabile, non solo permessi errori. No, è story mode. Ok, volevo leggere un secondo però quello che c'era scritto sul diario, visto che l'abbiamo sbloccato. Ah, vedi, questo qui non sono riuscito a sbloccarlo perché ho fatto più di tre colpi. Cazzo, allora, ok. Periferia di Alphaville. Ecco Alphaville. Dovrei fermarmi su. Da Jean-Luc. Di Jean-Luc. Da Jean-Luc. Ah, da Jean-Luc Picard vuol dire? Per un cornetto caldo e un espresso. Visto che qualcuno muore si avvicina alla recinzione. Inizio a immaginare le cose. Deve essere il trauma del ritorno. Ok, minchia. Due colpi. Vedo un po' grigia, ci provo. Infatti. Ma in realtà allora, aspettate un attimo, vediamo un po'. Troppo, no. No. Questa qui l'ho cannata bellamente proprio. Anche se, attenzione, possiamo fare una prova un po' diversa. No, fermo, 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 fermo. Mi sa che non riusciamo a prendere la voce del diario. Aspetta un po' di meno. No. Però vabbè, è simpatico il tipo. Troppo, troppo di nuovo. Ah. Qua ha fatto veramente schifo, vabbè. Ok, vabbè. Mille buche, ma va bene. Ponti bruciati, mi hanno visto e hanno cercato di darmi la caccia. Bella sta cosa da radio. Beh. Ok. Aspetta, troppo, troppo. Così. Grande. Due. Sì, la parte che leggono sotto, purtroppo se sto facendo le buche non riesco a leggerla. Comunque voi leggetela che potete leggerla. Probabilmente pensavo che fosse contaminato, pericoloso. Non so come fare. Wow. Se... E questo come cazzo lo faccio? Aspettate. Diario. Ponti bruciati, nessuno ha le palle per dirlo, ma sappiamo tutti che metà della popolazione su Marte è sotto effetto della pillola Eomas. La gente non riesce ad abituarsi. Ok. Per forza devo far così. Il problema è... No! Cagata enorme che ho fatto. Fermo, fermo, fermo. Ok, Ok, perfetto. Qua tipo sono 14.000 Aspetta. Ottimo. Che casino, comunque sta buca è veramente incasinata. Cazzo, no, aspetta che era... era ottima la cosa che stavo facendo. Ah, pensavo di poter andare dall'altra parte, invece no, cazzarola, niente. Vai.
Ho beccato in pieno dei... degli uccelli. Ah, cazzos. Questo può essere un problema. Piano. Grande. Ok. Non mi aspettavo di sbloccare qualcosa. Pensavo di aver fatto troppo di mosse. Contiene il commercio di contrabbando, ma lui era strano. Lui giocava da solo. No. Che bastarda questa, aspettate. Sono 35 comunque le buche. Ho trovato un libro, sempre... non so, nessuno sa come fare, ho trovato un libro. Sempre devi avere in mente Ithaca, Constantine Cavafai. Ithaca. Ok. Attenzione. Ok. Allora, posso benissimo farlo altissimo, tipo così, e andare giù secco. No! No, pensavo salisse di più. Porco Giuda, ho fatto una cagata. Devo farlo molto più alto, ragazzi. Grande. Quasi qua, pian piano. Il casino qua che non so quanto dosare di potenza. No, troppo. Però saranno di rimbalzo, attenzione. Lo so, cioè, gli girano i coglioni a sto qua. Aspetta così. Grande. Un altro sbloccato. Ottimo. Continua per Yotto senza festa, perciò l'ho seguito. Cioè, le musiche di questo gioco sono bellissime, ragazzi, cazzo. Ma che host. Allora sì, mi voglio vedere che cosa dice. Lo so, scusate, magari vi rompete le balle, però voglio vedere cosa dice. Container commerci di contrabbando. Il rimpianto è insopportabile, non mi hanno permesso di tornare a salvarla. Forse potevo fare qualcosa, rubare un'astronave e tornare. Non ci sono scuse, davvero, siamo sempre responsabili. Ok, allora. Aspetta. Ok. Perfetto. Vediamo se riusciamo a... È difficile arrivare lassù, però ci posso provare. No. Cazzarola, che sfiga. Mi devo ricordare sempre di farlo più alto di quello che sembra. Esatto, se tipo così... Niente. Non ci arriverò mai là sopra. Ok, ho capito, devo fare un tiro più bassino. Aspetta, un po' più bassino, tipo così. No. Niente. Non si riesce. Quasi. Ma tanto. Questa qui non la farò mai, penso, ragazzi, nella vita. Ma mai nella vita proprio. Aspetta un po', se faccio un tiro non eccessivamente pesante, tipo così. Aspetta, così, tipo. No, niente. Così. Niente, non riesco perché lo fa troppo forte. Allora, proviamo a far così. Aspetta. Quasi, c'ero quasi. Che fastidio. Niente. Ok, questa qui è molto bastarda proprio perché ci sono i dislivelli. Aspetta che qua devo riuscire a... Niente. Proprio appena mi sta avvicinando. E niente. Sto qui è un livello. È possibile saltare? No. Assolutamente no.
Niente. Facciamo le mille bocche, molli mille bocche, deciso. Ok. E che sapete cosa? Dosare qua è un po' più complicato. Niente, un po' più in su devo farlo. Aspetta, proviamo così. Fermo. Ma che... C'ero, eh. Niente, non riesco. Allora. Proviamo a far così. Perfetto. Oh sì, ce l'ho fatta, mamma mia. Mamma mia, che bordello. Ok. Mamma mia, che fatica. Allora, aspetta la buca, eh. Dove cazzo è la buca? Oddio. Cazzo, l'ha messa la buca. Questa è un po' bastarda comunque di buca, ve lo dico. Ma vediamo se riusciamo. No. Allora devo farla un po' più di senso. No. No. Musique, radio nostalgie de Mars. Quasi. Aspetta però, quindi se lo faccio un po' più piano. No. To be alive, but I knew many who deserved to live more than I did. But this is quasi. A radio program about nostalgia, not guilt. Niente, è un casino sta... Ok, va benissimo lì. Ok, va benissimo lì. Almeno così riesco a fare almeno tecnicamente un minimo di arco. Vai. Meno male, ce l'abbiamo fatta. Mamma mia, che fatica. No, dai. Cioè, no, dai, però. Cioè, questa era triste, ve lo dico. Mamma mia, questa mappa qua. Katowa sui colli, lasciate che vi racconti la mia storia. Eravamo pieni di vita, ridevano le notti. Ok. Sì, ma... Ok, allora, facciamo così. Ok. Proviamo a vedere se riusciamo adesso così. Quasi. Cazzarola. Devo farlo un po' meno forte. Fermati, bravissimo. Ma c'è musica, c'è un po' di tutto. È bellissima sta cosa della radio. No. Non ci credo. Ok, ho capito. Ok. Purtroppo c'era l'acqua. Aspetta. Vediamo se... Quasi, quasi. Che fastidio quando tipo... Per un pelo, è una cosa che odio. Aspetta. Oh, ok. Vabbè. Qua sono riuscito a sbloccare comunque qualcosa, ragazzi. Va bene, va bene. Ideologia del COVFF. Qualche anno fa il clima è diventato rigido. Ok. Allora, con uno dobbiamo fare per forza... Esatto, così. Con uno.
e con l'altro io farei sempre una cosa così. Troppo. Vabbè, però comunque in tre dovremmo riuscirci, spero. Certo che queste piante davanti però sono un po' rotte di balle, eh. Troppo, ah, troppo, che porco Giuda. No! Sembra tipo Homer Simpson quando fa le cose sto qua, mi fa morire. La panza è anche uguale. Cuore neon, fame ed epidemie si sono diffuse. Ok, vediamo la mappa com'è. Vabbè, ma neanche poi tanto difficile. Vediamo un secondo la cosa che c'è scritta prima che si è riuscita a sbloccare, che non l'ho guardata. Se ci penso non voglio tornare su Marte, tutti i miei amici morti sono qui, i miei ricordi della mia casa sono più solo tra i miei superstiti che qui. Mamma mia. Ok. Ma no, perché sta cosa? Ah, perché c'è la sabbia, non ci pensavo. Hai ragione. Ok. Troppo. Vabbè. Allora, qua forse devo tirare un pelino più forte, forse, non lo so. Perché il problema qua è che... Aspetta, sì. Niente, non funziona perché c'è la sabbia. Forse è così. Grande. Sembra meglio che niente. Grande. Ok. Bella è comunque anche l'ambientazione, eccetera. Motel migrante, non avevamo cibo e l'acqua ci faceva malare. Oddio, le mucche. Ma cosa? C'è un bambino lì davanti? Ma sul serio? Mi ha mangiato la pallina? La mucca? E se l'è mangiata di nuovo, ma porco Giuda. Hipster Pubes. Ok. Perfetto. Beh, tanto lì, quindi. Guarda. Ragazzi, mamma mia. Il male è la giraffa albina. Pochi privilegiati sono fuggiti su Marte. Che figo, ragazzi. Che figa sta mossa. Ah, aspettate un attimo che vediamo cosa c'è scritto. Sicuramente qua ci fermeremo perché ho questa sensazione che la buca già fa troppo bastarda. E la scimmietta albina, quella dietro la recinzione. Arco di trionfo. Degli spargimenti di sangue napoleonici al mio semestre universitario parigino a base di sesso. Liberté, égalité, fraternité, la mammella delle mucche e rosa al neon. Ok. Ah, ok, ho capito. Aspetta, troppo. Meglio far così. Altrimenti non riusciamo più a sbloccarci. Allora. Grande. Ottimo. Cioè ragazzi, questo gioco qua ho apprezzato tantissimo le musiche, veramente tanto. Sono veramente fighe queste musiche. Mi hanno fatto attenzione a non beccare la giraffa. Ah cazzo, aspetta. Troppo in giù. Troppo. Mazzo. È di nuovo ricaduta. Allora aspettate, proviamo a far così. Troppo di nuovo. Porco due. La faccio troppo estesa l'arco. È difficilissimo con il, comunque con il joystick della Switch.
Ok. No. Non mi dire che ha fatto così solo perché non c'è la Q. Ok. Va benissimo, così va benissimo. Allora, aspetta che qua dobbiamo darci per un minimo di potenza. Vai. No. No. Cosa vuol dire a proposito di pipì e pupù? Che cazzo stanno dicendo in sto affare della... Aspetta. Vai, ce l'ho fatta. Madosca. Mia madre è vicina, mia madre ha dato alla luce un piccolo albino. Ma no, scusa, dove sarebbe la affare? No, aspetta, aspetta. Ok. Ah, ok. Sto piffero. Adesso come cazzo la faccio? Oddio, aspetta, forse qualcosa. No. Perché dovrei riuscire a farla salire su. Ma non riesce. Beh, oddio, aspettate, se però riuscissimo a farla impennare, in effetti... No, l'ho fatta impennare in maniera sbagliata. No. Ok. Assolutamente. Come cazzo ci arrivo adesso? No, perdonami, come dovrei arrivarci? Cioè, è impossibile arrivarci. Ah no, forse ho capito come arrivarci. Fermi. Madosca, che cazzo di... No. Devo beccare il tubo. Ci devo riuscire a far entrare nel tubo. Minchia, però. Che cazzo. Ecco, appunto. Troppo. È possibile. No, non rompere balle, te costo. È possibile far questo, quest'altro. Ok. No. No, sei un maledetto. Adesso voi verrete a vedere se riesco a farlo. Questa buca qua, sicuramente. Vi conosco. È difficile questa di buca. Sto pensando come farla. Adesso dovremmo fare praticamente così. Ecco, pure sbagliato del tutto. Ma secondo me se lo butto là dentro succede qualcosa? Andiamo. Ah, ok. Perfetto. 1750 buche proprio. Niente. Ah, non mi fa neanche andare lì. Non mi fa neanche entrare nella porta. Adesso. Che cazzo ci arriva là sopra? Aspetta. Ma non mi ci fa entrare adesso. Vabbè, ragazzi. Qua è una cosa lunga e tempestosa. Non so, c'è dubbio che non riusciamo mai a farlo. Invece l'abbiamo fatto. Sono entrato in un punto che boh, vabbè, neanche io so come cazzo ci sono entrato. In realtà devo credere di più nel cuore delle carte. No, di più su. Aspettate, scusate, che ormai voglio vedere un secondo se riesco. Wow, attenzione. Quasi, quasi. Il problema adesso è come cazzo farlo. Aspetta, vediamo. Ciao. Vediamo se riusciamo, ma non lo so. E fa veramente un arco piccolo piccolo. Grande.
Grande Van, Van de Van, Ragazzi, spero che il gioco vi sia piaciuto, come vi ribadisco che lo trovate su Nintendo Shop naturalmente a 9,99€. Ci vediamo alla prossima, sempre qua su Resident Evil. Ciao belli! Mi raccomando, mettete un mi piace e iscrivetevi. Ciao!